Ciao. Olè! Aia Luca! Aia Luca! Come no? Prego! Sono contenta che è un lei... Piacere! Dai, appena avete fatto spostatevi così! Che bel ragazzo voi! Eccoli lì! Questa maglietta sono tutti belli! Complimenti! Grazie! Come no? Bentornato. Grazie. Allora, grazie. Un ritorno desiderato. Mandiamo a Giorgio del Claudio. Lo conosco. Dai Luca. Luca, te vada con lui. Dai. Come no? Dai al derby a finire. Senza destra non si deve allontanare. No, no. Dopo allontano, sto qua. Venga, ma non l'ho mai fatto anche se altro. Con questo, Luca, io. Ma a quanto esce l'uomo? Vai, Ale. Ciao Luca, buon lavoro. Ciao Luca, forza Lazio, forza Lazio, 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 Ale, forza Lazio. Vedi, non è questo. Ci vediamo dopo. Scavi un ritorno tanto desiderato. Possiamo dire, possiamo dire. Adesso mi spiace per gli animalisti. Se lo vedete da vicino, vedete che ha dei filamenti. Prego. Vedete i filamenti? Li vedete? No, che maschio. No, è un maschio. Sì, questo è un maschio. Lo vedevi subito, hai visto il pisello da anno. No, i filamenti che vedete, lo vedete? Sto filamento, il cappello? Sì. Oh, questo è un pezzo di rete che si è mangiato. Questo spacca tutto, eh. Questo apre ostriche, apre cozze, apre molluschi, cioè, fa un disastro. Cioè, 329 tonnellate, se è una roba che stanze così, non so quante stanze saranno 329 tonnellate. Una paura. Qua ne abbiamo, se qualcuno se vuole portare a casa l'acquario.
Vabbè, famo tutta una tirata fino a bordare. Vabbè, dai, io di niente. Chi è andata a Cracovia, per caso? Come mai qui? Perché sono un'appassionata dei personaggi di Carlo Verdone e vengo tutti gli anni al Ferragosto al Palo della Morte. È un raduno spontaneo che è nato qualche anno fa e ci ritroviamo sempre in tanti a farci due risate, a ricordare i nostri film preferiti, e c'è anche qualcuno che fa il cosplay, cioè che si vestono come i personaggi di Verdone o vengono addirittura con le stesse automobili. E questa è una cosa bellissima perché è una passione che viene vissuta e permette a chi non ha conosciuto questi film di conoscerli e a chi li conosce di riviverne i momenti più belli. Allora, qui siamo in un quartiere periferico, insomma il giorno di Ferragosto è un giorno un po' particolare, c'è anche tanta solitudine e vedere questa gente, questa vitalità, insomma serve un pochino anche a riflettere sulla vitalità della periferia di Roma, insomma la gente ha voglia di incontrarsi, di dire una battuta, di fare un sorriso anche in momenti in cui ci si sente più soli, e questa è un'occasione, è passata tanta gente, è passata la polizia, i carabinieri, si sono fermati a salutare gli autisti dell'ATAC, insomma vorrei che questo aspetto venisse un po' sottolineato. Roma ha una sua anima vitale anche in quartieri in cui non c'è niente, come vedi. È l'occasione, lo spunto, anche un pretesto per fare una battuta e due risate è importante in una giornata particolare come Ferragosto. Ciao.